questa manifestazione è stata accolta benissimo. Oggi stamattina c'è stato il prologo con l'arrivo a Polla nel Vallo di Diano, poi la carovana si è spostata a Padula, domani mattina ritorneranno qui. Qui ci sarà anche la mostra dell'estemporanea di pittura che oramai è giunta alla sua 7ª edizione. Cerchiamo noi come Nostre Banca di essere vicini a queste iniziative perché rappresentano una occasione di turismo reale, far conoscere le bellezze del nostro territorio, soprattutto a gente che viene dal di fuori, essere un'occasione per visitare le nostre zone in periodi non canonici per il turismo, non il solito luglio ed agosto, ma cercare di fare queste manifestazioni come l'abbiamo fatta adesso nel ponte di Ognissanti e replicarle mese per mese proprio perché diventino degli appuntamenti fissi per valorizzare le bellezze delle nostre zone. E perché al di là di tutto ogni occasione, anche quella simpaticissima della Ferrari di Formula 1, questa di Schumacher, diventa per noi di queste zone un'occasione di economia reale. E noi abbiamo cercato di abbinare cultura, sport, passione. La passione per la Ferrari anche da noi, come si vede stasera, è molto... E noi abbiamo voluto sostenere questa iniziativa che valorizza anche il territorio, valorizza il Vallo di Diano. Benvengano queste iniziative, ovviamente la punta di diamante forse è Dante e quindi abbiamo voluto poi abbinare la passione per avvicinare anche i giovani che sono appassionati di Ferrari, avvicinarli anche alla cultura. Quindi un bel mix che abbiamo voluto combinare e continueremo con queste iniziative seguendole e dove è possibile sponsorizzare. Abbiamo impegnato un po' l'istituto da alcuni giorni su questa tematica perché riteniamo che il nostro territorio vada arricchito sempre di più di manifestazioni culturali, di manifestazioni sportive e perché no, un po' di passione non guasta. Una manifestazione importante, come hanno detto i miei predecessori, per il territorio del Vallo di Diano e soprattutto una manifestazione improntata sulla collaborazione di tutti i dipendenti della Banca di Credito Cooperativo appunto di Sassano che oggi sono qui, non so se avete già avuto modo di vedere, sia per il supporto al pit stop che per il supporto ai simulatori ufficiali della scuderia Ferrari. Il ringraziamento ovviamente a loro, come dicevo, siamo contenti, siamo sul territorio e oltre a questa iniziativa, come si sta un po' anche, come i rumors stanno dicendo in giro, ce ne saranno tante altre, sempre atte a valorizzare la banca e il territorio stesso. Praticamente è uno degli eventi che faremo tutto l'anno per cercare di valorizzare il territorio supportando lo spettacolo che stiamo facendo da 7 anni, l'Inferno di Dante nelle grotte a Pertosa, il Purgatorio nella Certosa a Padula. È un appuntamento che coniuga cultura, turismo, spettacolo, risorse del territorio e questa cosa è stata possibile solo grazie al supporto della BCC di Sassano che ci ha messo a disposizione tutto quello di cui abbiamo avuto bisogno per attirare qui migliaia di persone oggi e domani. Oggi 2 novembre, domani 3 novembre abbiamo coinvolto la scuderia Ferrari Costa del Vesuvio, la Ferrari di Maranello che ha portato qui la F2 di Michael Schumacher, i simulatori ufficiali dei piloti di Formula 1 e cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una valorizzazione al territorio.